Grandi riscontri per la tappa termolese del Beach Bocce 2022, torneo nazionale del circuito federale che ha visto protagoniste 24 coppie, quindi 48 giocatori, molisani e abruzzesi. Tutti si sono ritrovati sulla spiaggia e sotto il sole cocente per esprimersi nella propria passione e tentare di conquistare un primato. La manifestazione, fortemente voluta dal presidente della Federazione Bocce regionale, Giuseppe Formato, è stata resa possibile dall'impegno del presidente della bocciofila Madonna delle Grazie di Termoli, Gianfranco Di Fonso, dal presidente onorario Giovanni Sallustio e dal consigliere federale Mario Perrella. Quest'ultimo ha sottolineato quanto sia importante uscire dai palazzetti, dalle palestre per coinvolgere sempre più persone in uno sport storico che piace sempre di più. Sono circa 10 anni che gioco a bocce, mi piace e la mia passione è nata tutta all'ABC Castelpetroso, dove è stata la mia prima società. Dopo però, per motivi di numeri di giocatori, sono passato a Frosolone, una società vicina a Castelpetroso, e ho conosciuto questo amico mio che si chiama Fabiano e stiamo giocando assieme ultimamente. Ereditata da mio padre, anche lui giocatore di bocce, e niente, adesso proviamo a praticare questa disciplina, diciamo, nuova. Le bocce sulla sabbia, da hobby dei vacanzieri a vera e propria attività sportiva anche per tanti giovani. Se noi portiamo il nostro sport, che oramai è uno sport indoor, dall'interno delle strutture chiuse, dei palazzetti, dei boccioroni, all'esterno, magari suscitiamo la curiosità di qualche passante, si incuriosisce, si appassiona, prova e magari rimane a giocare anche nelle altre discipline che, ricordiamo, sono la raffa, la petanche e il volo. I vincitori rappresenteranno il Molise in ambito nazionale insieme ai colleghi che hanno primeggiato nelle altre tappe svoltesi sulla costa italiana. E questa manifestazione, come ha spiegato il presidente Formato, è stata solo l'anteprima di una grande kermesse in programma sempre a Termoli sabato 15 ottobre. Sì, questo è un po' un'anteprima di quello che accadrà il 15 di ottobre, sabato 15 ottobre 2022, quando al Bocciodromo Comunale di Viase a Termoli, dove ha sede la Madonna delle Grazie Termoli, appunto organizzata dalla società bocciofila locale, dalla FIB Molise, si terrà la prima edizione della Supercoppa italiana della Raffa, a contendersi l'ambito trofeo la Caccialanza Milano, che appena 2 settimane fa ha bissato il successo dello scudetto del 2021, quindi la formazione lombarda affronterà la Civitanovese di Civitanova Marche. Sarà un bell'incontro, ma anche un motivo di vanto per la città di Termoli e per il Molise, perché per quell'incontro ci saranno i riflettori nazionali. L'incontro sarà trasmesso sulla web TV federale topbocce.live, un progetto ambizioso della federazione e sulla cui piattaforma la FIB sta trasmettendo tutti i più importanti eventi nazionali.